Stiamo sorvolando le acque del lago di Garda, precisamente all'ingresso di Peschiera del Garda, laddove le acque di questo enorme lago, il più grande d'Italia, si racchiudono, si dividono in quattro canali e, circondando la fortezza veneziana Patrimonio Mondiale dell'Umanità di Peschiera del Garda, vanno a formare il fiume Mingio. Ma questi quattro canali in realtà non sono naturali, soltanto il canale centrale è un canale che ricorda la forma originale. Infatti, Peschiera del Garda, sin dal periodo medievale, è stata costruita e scavata affinché le acque del Garda la proteggessero come delle mura, come un vero e proprio sistema difensivo. Ed ecco infatti che questo volo ci porta proprio nel senso della corrente verso l'ingresso di Peschiera del Garda, entrando nella fortezza e di conseguenza passando proprio nel canale centrale, che si trova esattamente tra le due isole, quella di destra, che è il centro abitato, come potete vedere, e quella di sinistra, che nel periodo asburgico fu proprio il quartier militare dell'Oltremincio. Come vedete in queste foto in rapida successione, si vede benissimo com'era originariamente, prima ancora del periodo medievale, Peschiera del Garda, ovvero il lago terminava con questo emissario unico, come se fosse il canale di mezzo. Successivamente, vedete scorrere queste foto, i canali sono stati scavati, hanno circondato dapprima le isole di Peschiera, poi la fortezza medievale e poi la fortezza Scaligera. E siamo quindi adesso sopra il canale di mezzo. Si vede benissimo il padiglione degli ufficiali, recentemente ristrutturato. Ed è un segno bellissimo e assolutamente di pregio del periodo mitteleuropeo ottocentesco. Si vede la forma rettificata di questo canale che ha subito nei secoli varie modifiche idrauliche e anche strutturali per formare le fondamenta, quindi le passeggiate che sia nella sponda sinistra sia nella sponda destra si possono percorrere e passano proprio nel centro storico della città per arrivare al Ponte dei Voltoni, che è un ponte cinquecentesco, tutt'uno con la fortezza veneziana, che unisce proprio le due isole di Peschiera, quella a est e quella ad ovest. Questo ponte non è soltanto un ponte, ma bensì è proprio un sistema difensivo, perché il suo spessore è veramente incredibile. Dà l'idea di essere un ponte estremamente robusto ed esso stesso è parte della fortezza. In questo momento lo stiamo passando, le acque del lago passano sotto il ponte dei Voltoni, si uniscono a sinistra con gli altri due canali e a destra col canale che si trova appunto nel lato verso Brescia, per formare, una volta che queste acque si fondono e ritornano tutte insieme, appena dopo i sette ponti, che è il ponte che cominciamo a scorgere in questo momento nello schermo in alto a destra, insieme formano il fiume Mincio, che proprio da questa visuale potete vedere perfettamente nascere e di conseguenza poi scorrere per oltre 70 km fino ad intercettare Mantova e quindi il Po.